farò come tutti gli altri anni, cioè vi dirò il succo delle cose che ho pensato in questi 365 giorni che ci separano dal precedente festival. Sono riflessioni che partono da due frasi, da due pensieri che mi hanno accompagnato in questo anno, un anno complesso, a mio avviso, molto molto complesso, e dal quale forse usciamo con un sospiro di sollievo, ma sospiro di sollievo preceduto da molto allarme. Una di queste frasi è quella che dà poi il titolo al libro che ho pubblicato recentemente, è la frase di mio amato compaesano, cioè di Gian Battista Vico, il quale in un passaggio della sua autobiografia dice una cosa bellissima, dice: il mondo è giovane ancora. Pensate che meraviglia, di profetico in tutto questo. La seconda frase che mi ha accompagnato quest'anno, e ho cercato anche negli incontri con i miei studenti di onorarla il più possibile, invece è dello scultore Costantin Brancusi, rumeno, grandissimo scultore, che diceva: la semplicità è una complessità risolta. E mi sembra che sia un po' il programma di lavoro di ogni intellettuale, quello di far sì che le complessità siano metabolizzate dall'intellettuale stesso e poi siano rese in modo più semplice. E allora cerchiamo di capire nel modo più semplice possibile in che misura il mondo è giovane ancora e in che misura possiamo fruire di questa giovinezza. Dunque, io credo che tutto sommato la storia dell'umanità è la storia di una sfida tra natura e cultura, dove la natura è quello che l'essere umano ha trovato e la cultura è quello che ci ha messo di suo l'ottavo giorno della creazione. E in questo lungo percorso, tutto sommato, noi abbiamo dovuto rispondere a una serie di sfide. Ovviamente la sfida della fatica, la sfida della miseria, la sfida della noia, la sfida della solitudine, la sfida della bruttezza, la sfida delle malattie, la sfida della morte. Alcune di queste sfide abbiamo cercato di vincerle ricorrendo alla tecnologia, per esempio la sfida della fatica, per esempio la sfida della morte, che non abbiamo vinto, ma siamo riusciti comunque a procrastinare. Proprio ieri gli ultimi dati dell'Istat ci dicevano che ormai la vita media degli uomini in Italia di 80 anni e delle donne 86 anni. Pensate, in Italia ci sono in questo momento 850.000 vedovi e 3 milioni e mezzo di vedove, che naturalmente per noi maschi non è un grande auspicio, perché noi sfruttiamo le donne, ma si vede che lo sfruttamento ha anche questo risvolto poi positivo, misterioso, per cui le persone sfruttate vivono più a lungo. E naturalmente nell'affrontare tutte queste sfide, il confronto più inquietante è quello con il tempo. Di tempo noi abbiamo tante definizioni ormai e anche tante sintesi, si pensa a quella di Einstein, ma forse la più bella come definizione è la prima che abbiamo a nostra disposizione, quella che ci dà Eraclito, che dice: il tempo è un fanciullo che gioca. Pensateci, è una cosa straordinaria, è una definizione allo stesso tempo profondamente profetica, profondamente poetica,
e profondamente realista. Ora, per capire in che misura il mondo è giovane ancora, dobbiamo capire in che misura è vecchio, cioè cosa viene prima per capire qual è la gittata successiva. E allora, per capire cosa, quanto tempo ci ha preceduto, mi servo di un pezzo, di un brano di Francis Crick, uno dei due premi Nobel per la scoperta della struttura del DNA insieme a Watson, che nell'81 ha scritto un libro in cui sintetizza, non ne ha scritti due veramente, ma questo è più in sintesi il racconto della scoperta del DNA. E si pone il problema del tempo e dice: risulta difficile avere una visione organica dello sviluppo storico dagli inizi della civiltà al giorno di oggi, in modo tale da percepire davvero il lento passare del tempo. La mente umana non è costruita per affrontare con tranquillità periodi di tempo lunghi centinaia o migliaia di migliaia di anni. Forse il modo più efficace, lui ne usa 3 o 4, io dico questo perché si tratta del festival della letteratura, e quindi forse il modo più efficace è quello di confrontare il tempo con le righe stampate di un libro. Pensiamo di confrontare un libro di 300 pagine con il tempo che è passato dall'inizio del Cambriano a oggi, e cioè circa 600 milioni di anni. In questo caso ogni pagina corrisponde approssimativamente a 3 milioni di anni, ogni riga corrisponde approssimativamente a circa 90.000 anni, ogni lettera o ogni intervallo bianco a circa 1.500 anni. L'origine della Terra a questo punto va collocata a circa 7 libri fa, e l'origine dell'universo, che è conosciuta solo in modo approssimativo, una decina di libri di prima, cioè circa 17 libri fa. Quasi tutta la storia umana, tramandata dalla tradizione, troverebbe posto nelle ultime 2 o 3 lettere del libro. Sfogliando questo libro a ritroso, leggendo lentamente una lettera alla volta, ricordando che ogni lettera corrisponde a 1.500 anni, usando questa scala temporale, il corso della nostra vita è più sottile dello spessore di una virgola. Quindi questo è ciò che ci precede, e con tutta probabilità una dimensione temporale altrettanto quasi non percepibile in senso reale dalla nostra mente è nel nostro futuro. Il mondo, direbbe Giambattista Vico, è giovane ancora, abbiamo tutto il tempo per godercelo. Il secondo punto che mi sta a cuore sottolineare è che il mondo in cui ci troviamo sicuramente non è il migliore dei mondi possibili. Ognuno di noi ne può immaginare di migliori, però certamente, a mio avviso, è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. È molto molto difficile pensare a un mondo migliore di questi. Un mio amico filosofo molto noto mi dice che a lui sarebbe piaciuto vivere nella Firenze dei Medici, per esempio, però io gli ho obiettato che probabilmente lui crede che sarebbe stato Lorenzo il Magnifico, e tutti gli altri naturalmente non avrebbero avuto gli stessi privilegi. Ma poi un Lorenzo il Magnifico in buona salute, perché anche Lorenzo il Magnifico, per esempio, con il mal di denti, si trovava in una situazione molto molto peggiore della nostra. Ecco, per esempio, è difficile, io ho trovato difficilmente persone consapevoli del fatto che questo è il migliore dei mondi esistiti fino ad oggi. Quindi ci è andata molto bene, tutto sommato, e questo ci può aiutare per vivere in modo giovanile il nostro futuro. C'è una bella parabola, diciamo, un bel racconto di Borges
La Rosa di Paracelso, in cui l'allievo chiede al maestro, chiede a Paracelso: maestro, esiste il paradiso? E il maestro dice: certo che esiste, il paradiso è questa terra. E l'allievo insiste, dice: ma esiste anche l'inferno? E il maestro dice: certo che esiste l'inferno, e consiste nel fatto di non accorgersi che viviamo in un paradiso. Ora, non voglio essere di un ottimismo, diciamo, proprio offensivo, però tutto sommato un po' tutto questo ci può richiamare alla realtà. Però che succede in questa realtà così lunga? Beh, succede quello che ci ha descritto ieri Yeshua Cohen, che ha scritto nel suo bel libro, cioè questo scontro perenne tra la parola e il dato. Sono belli, i poeti sono straordinari, perché noi sociologi scriviamo volumi per dire una cosa, poi arriva Cohen e dice: no, il problema è la lotta tra la parola, che sarebbe l'umanesimo, che sarebbe l'emotività, che sarebbero i sentimenti, e il dato, che sarebbe la scienza, che sarebbe la matematica, che sarebbe Silicon Valley. E questa lotta perenne ha avuto momenti in cui ha vinto il dato, diciamo, e momenti in cui ha vinto la parola. Sicuramente dopo migliaia, milioni di anni, in Mesopotamia vinse il dato. All'improvviso ci fu una serie enorme di scoperte, fu scoperta, inventata l'agricoltura moderna, fu inventata la ruota, fu inventata l'irrigazione con i solchi, fu inventata la moneta, fu inventata l'invenzione delle invenzioni, la scrittura, ma fu inventata la città, fu inventata la scuola. Fece talmente tanti passi avanti l'invenzione e la scoperta del dato, che addirittura si diffuse voce che tutto quello che c'era da scoprire era stato scoperto. Ancora molti millenni dopo, 3000 anni dopo, Aristotele, nella sua Metafisica, dice: tutto ciò che si poteva scoprire per migliorare la vita materiale dell'uomo è stato scoperto. Dedichiamoci dunque d'ora in poi al progresso dello spirito. Ecco, Cohen avrebbe detto: tutto ciò che riguarda il dato è stato scoperto, dedichiamoci d'ora in poi a tutto ciò che riguarda la parola. E bisogna dire che i greci e i romani tennero fede a tutto questo, perché non portarono minimamente avanti il progresso della scienza e della tecnologia, di cui si disinteressarono, addirittura rifiutando l'uso dello zero, che è la base per la matematica, e invece sviluppando in massimo grado tutto ciò che riguarda la verità, la bontà, la bellezza, quindi la filosofia, l'estetica, la drammaturgia, la storiografia, la geografia, tutte materie portate avanti con una velocità enorme, fin quando si arriva nel XII secolo dopo Cristo, in pieno Medioevo, dove per miracolo, non si riesce a capire come, c'è un'altra esplosione del dato rispetto alla parola, e in pochi anni si inventano gli occhiali, che sono la salvezza per tanti di noi in questa stanza. Non sarebbero venuti neppure al Festival di Mandova se non fosse stato inventato, se non fossero stati inventati gli occhiali, molti di noi. E poi la polvere da sparo, poi l'abuso, e poi la mulina d'acqua, e poi la bardatura moderna dei cavalli, e poi la vela in mulina. Sono tutte scoperte che riportano la forza e il peso del dato al punto tale che poi nei secoli immediatamente successivi, soprattutto con Galileo, con Newton, con Bacone, a questo punto c'è l'irruzione della precisione nel mondo del pressappoco, come dice Coiré, cioè si crea quella egemonia del dato che poi evolverà nella società industriale e nella società attuale. E questo ha avuto a sua volta poi delle
ondate nelle ondate, perché la rivoluzione industriale ha scompaginato completamente l'ordine del potere e l'ordine della vita pratica, ma poi a sua volta, dal suo stesso seno, dopo soli 150 anni, la società industriale ha partorito una società post-industriale che ha scompaginato tutti quegli equilibri che si erano appena formati dopo l'avvento industriale e il declino della società rurale. Se uno guarda i dati è spettacolare quello che è avvenuto. Sentite, tra il 1870 e il 1890 la Bajewski dimostrò l'imperfezione del postulato della retta e così mise praticamente in dubbio tutte le verità tradizionali della geometria euclidea. Passa solo qualche anno e nel 1872 Nietzsche pubblica La nascita della tragedia, e con questo naturalmente e con l'antagonismo tra Apollineo e Dionisiaco inizia la distruzione dei valori dell'Occidente. Passa ancora qualche anno, 1899, e Freud pubblica L'interpretazione dei sogni. È interessante che sono che viene pubblicato nel 99, ma chiede al suo editore di posticipare la data e di pubblicarlo non nel 1899, ma nel 1900, per essere preludio di futuro. E poi, sempre nel 900, inizia tutta la fisica basata sui quanta, altra rivoluzione epocale. Nel 1902 Madame Curie scopre il radio e la radioattività, e poi nel 1905 Einstein pubblica la sua teoria della relatività. Vedete a quanta poca distanza l'uno dall'altro. E poi nel 1907 Picasso espone il Museo d'Avignon e distrugge tutta la pittura basata sulla prospettiva. E poi nel 1918 Le Corbusier espone il modello dominò, il modello con cui tutta l'architettura tradizionale viene sostituita dall'architettura moderna dal punto di vista compositivo. E poi nel 1922 Joyce pubblica L'Ulisse e l'opera aperta insidia l'opera chiusa. Pensate che L'Ulisse non si capisce bene se te scrivi un giorno, un anno, una vita. E le ultime pagine, circa una cinquantina di pagine, sono senza punteggiatura, in modo che ognuno possa darne la lettura che vuole. Nel 23 Schoenberg, nel 23 pubblica la composizione con le 12 note e contrappone la dodecafonia alla musica tonale. Nel 34 Enrico Fermi realizza la fissione dell'atomo dell'uranio. Nel 53 Peter Watson scoprono la struttura del DNA, e il 6 agosto del 45 Little Boy viene sganciata su Hiroshima e su Nagasaki, e quindi si chiude il ciclo industriale e si apre definitivamente quello post-industriale. Altro elemento, stiamo andando ad imbuto in qualche modo, in tutto questo c'è poi la lotta cruciale che inizia nella metà dell'Ottocento. Nel 1917 trovano un'applicazione pratica in Russia la contrapposizione frontale tra capitalismo e comunismo. Ho avuto la fortuna di fare un dibattito radiofonico nei giorni in cui cadde il muro di Berlino con Václav Havel, che allora era presidente della Cecoslovacchia, il grande drammaturgo. E il nostro dibattito finì con una sua raccomandazione. Mi disse: ricordati che il comunismo ha perso, ma il capitalismo non ha vinto, perché il comunismo sapeva distribuire la ricchezza, ma non la sapeva produrre. Il capitalismo sa produrre la ricchezza, ma non la sa distribuire. E noi siamo alle prese con il problema della distribuzione della ricchezza, che non si riesce assolutamente
a dipanare. E ci chiediamo addirittura, esistono ancora le classi? Esiste una differenza tra destra e sinistra? Beh, io penso che chi si pone questo problema, chi dice che non esiste più la destra e la sinistra, è sicuramente di destra. E questo ci dà una certezza nel interloquire con chi dice queste cose. Ma esistono ancora le classi? Le classi, il concetto stesso di classe, di flotta, dice che praticamente ci si trova con persone che ci somigliano per quanto riguarda la situazione economica e la situazione sociale. Allora, immaginiamo che questi due blocchi siano blocchi con un reddito al di sotto, che so, di 1.000 euro al mese, e quel blocco lì, blocco fortunato, è con un reddito di 100.000 euro al mese. Beh, possiamo dire che non esistono le classi, però di sicuro questi sono molto diversi da quelli. Sicuramente vanno in vacanza in luoghi diversi o non ci vanno affatto, sicuramente hanno difficoltà nel far studiare i figli e così di seguito. Ma poi c'è una cosa straordinaria, è che quei signori che stanno di là diventano sempre più ricchi e sempre di meno. Invece questi signori che stanno qua diventano sempre più numerosi e sempre più poveri. È una prova dell'esistenza di Dio probabilmente, però si tratta di capire qual è la volontà divina in questo caso. Cioè, tutto questo immagino che non avvenga a caso, e poi arriva a un estremo tale che appunto in questo momento lì sono rimaste solo 8 persone, solo 8, e qua ci sono 3 miliardi e 600 milioni di persone. Ma se ci pensate, è una cosa inaudita, è un miracolo come si sia riusciti a fare in modo che questo 3 miliardi e 600 milioni non si incavolano contro quegli 8. Cioè, quando c'è stato l'illuminismo, prima dell'illuminismo, cioè quando c'è stato l'illuminismo, gli illuministi dissero agli aristocratici: guardate che se non cominciate a cambiare la qualità della vita, se non la smettete di costruirvi palazzi enormi e splendidi mentre la gente muore di fame, prima o poi questa gente si ribella. E non furono ascoltati, e neppure 50 anni dopo la cosa si avverò. Sapete quanti ne furono ghigliottinati gli aristocratici? 17.000. Noi borghesi, questa è borghesia, noi quando siamo andati al potere abbiamo ammazzato 17.000 persone. Poi appena arrivati al potere abbiamo detto basta con la violenza, non se ne può più, è un fatto barbaro. Però noi insomma ce l'abbiamo fatta. Bene, ora non ce ne stanno 17.000 là, ce ne sono 8. Sapete come si farebbe presto, diciamo, se ci fosse la ghigliottina? Dal punto di vista sociologico, il mistero è come mai questi 3 miliardi e 600 milioni tollerano che 8 persone abbiano la stessa ricchezza. Ma pensate, in Italia, prima della crisi, 2007, 10 famiglie hanno la ricchezza di 3 milioni e mezzo di italiani. E anche qui c'è la tema, come mai questi 3 milioni e mezzo, eccetera, eccetera. C'è la crisi, questi 10 si lamentano continuamente, i loro giornali scrivono che le cose sono terribili, che si va bene. Finisce questa crisi, siamo nel 2017, queste stesse 10 famiglie hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani. Cioè è raddoppiata la loro ricchezza ed è raddoppiato il numero dei poveri. E pensate, sempre tra il 2007 e il 2017, i 6 milioni di italiani i più ricchi, i 6 milioni più ricchi, hanno visto aumentare del 72% la loro ricchezza. I 6 milioni più poveri, già erano poveri, poveracci, hanno visto diminuire del 15% la loro ricchezza. E poi invece ci siamo noi, che ci possiamo consolare, perché abbiamo perso soltanto, no scusate, i poveri hanno perso il 63% della loro ricchezza,
I ricchi hanno visto aumentare del 72% la loro ricchezza, i poveri hanno visto ridursi del 63% la loro ricchezza, noi qui abbiamo visto ridurre del 15% la nostra ricchezza, sempre senza muovere ciglio, assolutamente, anzi con una deferenza enorme. Leggiamo i loro giornali, vediamo i loro film, leggiamo i loro libri con ammirazione. L'ammirazione che abbiamo sempre per chi ci ha fregato, che è sempre un poco migliore di noi. E noi diciamo, vuoi vedere che non esistono più le classi sociali? Vuoi vedere che non esiste più la differenza tra destra e sinistra? C'è addirittura un movimento che mi piace pure molto per tante cose, che l'ha teorizzato, che non esiste più destra e sinistra. Ma io credo che esista almeno la destra e la sinistra nella mente dei ricchi, perché mentre noi ci facciamo stupore per capire chi siamo, se ci siamo e così di seguito, Warren Buffett a Davos 3 anni fa, il quarto più ricco del mondo, ha dichiarato: le classi sociali esistono, punto. C'è la guerra di classe, d'accordo, ma è la mia classe, siamo noi ricchi che stiamo facendo la guerra e la stiamo vincendo. Ah, che ammirazione profonda per uno che perlomeno lo dice: io sono un criminale, io vi rubo costantemente e voi siate felici di questo furto che io vi faccio con tanta grazia. E la grazia nel furto che riscatta praticamente il furto. E dietro queste ricchezze ci sono i teorici, ci sono gli intellettuali che creano queste ricchezze. Dietro questa differenza così lampante ci sono due economisti, uno diciamo un mezzo economista, però lui si dice economista, l'altro invece è un economista riconosciuto perché nel 71 ha avuto il Nobel. Il primo è Laffer. Laffer è stato un consigliere di Reagan che ha perfino, perché quando si dicono delle grandi criminalità bisogna dirle in termini matematici, così si è creduto soprattutto dagli umanisti, e ha fatto una bella curva, appunto la curva di Laffer, in cui dimostra che non conviene abbassare le tasse ai ricchi, conviene a elevarle leggermente ai poveri, come non basta lui. Poi c'è stato l'altro, che è Kuznets, questo è il premio Nobel, il quale ha avuto un'idea molto più raffinata, se ci pensate. Ha avuto l'idea che vale la pena arricchire sempre quelli là, scusate che faccio meglio essere scambiati per ricchi che per poveri. Non solo vale la pena sul piano, ma c'è una cosa bella, che arricchendo molto loro, questi di questa ricchezza qualcosa faranno, per esempio compreranno gelati, eccetera. È vero che 8 persone così ricche, parliamoci chiaro, potranno comprare 8 Ferrari, 8 ville, ma qua questi 2 miliardi e 600 milioni costano 2 miliardi e 600 milioni di scarpe, di mutande, di calzini, è una cosa enorme. Il fatto che siano così pochi a comprare, tutto sommato, fa male all'economia. E allora cosa dice Kuznets? Dice: no, ma la ricchezza ha come qualità principale il fatto che sgocciola. Immaginate questa ricchezza che sgocciola. Cioè voi andate da una banca e lì sgocciola la ricchezza. E se voi aspettate, questa ricchezza prima o poi vi sgocciolerà addosso. Anche di notte, studio molto di notte, uno sta leggendo lì, mi viene da ridere, a volte delle volte dice: perché ridi? Dico: perché sto leggendo questo? Perché è la fine del mondo, la fantasia dei farabutti è finita, e gli danno pure il Nobel, questa è la cosa.
secondo punto è questo, praticamente. Noi entriamo in questo mondo giovane ancora con questi problemi che abbiamo detto, però per fortuna poi non c'è solo questi problemi, ci sono dei punti di debolezza, adesso li vedremo, ma ci sono anche dei punti di forza e poi ci sono degli appigli culturali ai quali possiamo agganciarci per stare un po' meglio. Allora, vediamo i punti di forza su cui di sicuro noi possiamo contare. Uno è, ho accennato già, è la longevità. Beh, questa è una cosa bella, per fortuna un po' di vita sgocciola, per cui anche il povero, adesso l'italiano medio ha 80 anni, il maschio 86, però il povero ha circa 10 anni in meno, però insomma non è che può pretendere pure di andare a lungo. Già quelli che vivono a lungo gravano sui conti dell'Inps e quindi creano scompensi, si ostinano a non morire e quindi creano scompensi. Ma sulla longevità abbiamo una situazione per fortuna di grande qualità. Nel 2030, parametriamoci a tra 12 anni, nel 2030 la popolazione mondiale sarà di 8 miliardi, in questo momento siamo 7 miliardi. Ma la cosa interessante, e qui c'è il bello, è che di solito quando si dice 8 miliardi si pensa a un miliardo in più di bocche da sfamare. Questo perlomeno dice il lettore di telegiornale quando dice aumenta, lo fa con faccia triste per dire è un guaio. Però anche lì c'è un sotterfugio. Vedete, un miliardo in più, 8 miliardi di persone, 8 miliardi di bocche, ma mediamente su ogni bocca c'è un cervello. Questo è accettabile. E questo significa che il globo sarà, tra 12 anni, sarà abitato da 8 miliardi di cervelli. Molti di questi cervelli saranno istruiti molto più di 100 anni fa e molto di più ancora di 10 anni fa saranno interconnessi. Ora una massa cerebrale di 8 miliardi di cervelli istruiti e interconnessi è una forza straordinaria. Nell'epoca dell'illuminismo che abbiamo invocato, tutto la popolazione mondiale era di 800 milioni, ora siamo 10 volte di più. Gli anziani con più di 65 anni saranno 910 milioni rispetto agli attuali 420 milioni. Ora io qui devo fare una opzione di conflitto di interesse con me stesso, ma io non credo che il fatto che aumentino gli anziani sia un guaio. Anzitutto è difficile capire se è vero che aumentano i vecchi, perché è difficile dire chi sia vecchio. È difficilmente un neonato, si sa che è un neonato, nasciamo tutti più o meno uguali, ma moriamo in età così differenziate l'uno dall'altro, per modalità così diverse, che come si fa a dire quanti sono i vecchi? È difficile. Io uso dal punto di vista sociologico un parametro e sono le spese per motivi di salute, per farmaci, perché c'è un indicatore abbastanza costante. Noi tendiamo a spendere negli ultimi due anni della vita per medicinali la stessa cifra che abbiamo speso in tutta la vita precedente. Questo significa che si diventa vecchi quando si comincia a usare molti farmaci, come uso anche io. Quello è il momento del pericolo, ma prima no. Praticamente è lì che comincia il biennio critico in qualche modo. Tempo fa un dibattito in televisione, c'era un giornalista di giovane età anagrafica, è una cosa che ho detto che non gli piaceva, mi ha detto ah, ma voi vecchi di solito, allora l'ho bloccato, ho detto guarda ti vedo obeso, messo. Ma devo fare negli ultimi due anni della vita, per cui è probabile che tu sia più vecchio. Altro elemento che ci accompagna in questo mondo più giovane che ci attende è la tecnologia. Io sono innamorato matto della tecnologia. Ieri Cohen ne parlava in modo
triste, però vedevo che usava pure il telefonino, eccetera, perché sono soprattutto quelli che usano molto la tecnologia, che ne parlano male, per paura che anche gli altri la usino con la stessa efficienza. Dunque noi abbiamo la legge di Moore, per cui il microprocessore è quel quadratino prodigioso che abbiamo nel cellulare, raddoppia la sua potenza ogni 18 mesi. Questo che cosa significa? Che nel 2030, cioè fra 12 anni, questo chip che abbiamo dentro il nostro telefonino sarà centinaia di miliardi di volte superiore a quello attuale. Pensate già oggi quante cose noi non riusciamo a fare col telefonino, quante app non riusciamo a mettere, e cosa sarà fra 12 anni. Il XXI secolo sarà segnato dall'ingegneria genetica, con cui vinceremo molte malattie, dall'intelligenza artificiale, con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale, dalle nanotecnologie, con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, dalle stampanti 3D, con cui costruiremo in casa molti oggetti. Si produrrà carne di pollo e di maiale senza ammazzare animali, ma partendo dalle loro cellule. E questo è tutto grandioso, c'è poco da fare. Ci può impaurire all'inizio, come ci impauriva all'inizio l'aereo, l'automobile. Si ricorda quando eravamo ragazzi, prendevamo la Xanamina, che era una cosa, quando si entrava in automobile, perché no, oggi credo che non si produca più. E quindi tutto questo ci è di aiuto enorme. Naturalmente su questo c'è un dibattito straordinario. Alcuni miei amici, Umberto Galimberti, per esempio, sono molto preoccupati e hanno ragione per tanti risvolti dal progresso tecnologico, ma tutto sommato, parliamoci chiaro, nessuno ci rinunzierebbe i vantaggi. Io, vedete, sono nato, ho avuto la fortuna di nascere in un paese piccolissimo del sud, dove quando sono nato non c'era né l'acqua corrente né la luce elettrica. Quindi sono nato in una fase omerica, diciamo, della civiltà. E ho conosciuto poi via via l'acqua corrente, la luce elettrica, il telefono, la radio, la televisione, cioè ognuna di queste cose le apprezzo moltissimo. Io quando la mattina mi lavo, apro, esce non solo l'acqua corrente, ma calda o fredda, per me è sempre un miracolo. C'è sempre qualcosa di straordinario e ringrazio questo qualcuno, che sarà sicuramente ingegnere, sicuramente non è sociologo, non abbiamo inventato nulla. Certamente un ingegnere che mi dà tutto questo. E poi, sempre grazie agli ingegneri, abbiamo l'ubiquità. Caspita, questa è una cosa grossa, perché tutte le epopee che vengono leggere, Iliade, Odissea, vite di santi, sono tutte piene di gente che sogna di volare, che sogna di stare in due o tre posti contemporaneamente. Ora questo è possibile. Nel 2030 la nuvola informatica avrà trasformato il mondo intero in un'unica agora. Tele apprenderemo, tele lavoreremo, tele ameremo, ci tele divertiremo. Questo non significa che non possiamo apprendere vis-à-vis, lavorare in ufficio, chi ha sta voglia frenetica di andare dal suo capo ufficio, potrà sempre fare quando tanto lui la stanza, non si muove. Chi vuole amare proprio di persona, insomma, come si faceva un tempo, lo può fare, chi si vuole divertire andando a Cina, può fare, nessuno glielo vieta. Ci si è aggiunto un livello in più di vita che a me sembra straordinario. Con $1,000 nel 2030 si potrà comprare la potenza equivalente a un cervello umano. E poi si modifica la nostra vita quotidiana. Il concetto di privacy, per esempio, non esiste più. Tutti voi, anche fra 10 anni, potrete dimostrare che questa sera eravate qui, perché la telecom non vale niente per quanto riguarda certe cose, però tiene tutto per casi di processi giudiziari. E sarà impossibile dimenticare. Per esempio, non potremo dire oggi che sarà il compleanno di mia figlia, io non posso dire ho dimenticato, perché sul mio telefonino c'è scritto che il compleanno di mia figlia, e sarà impossibile perdersi. Altra cosa, la scusa che mettiamo sempre quando arriviamo in ritardo, purtroppo no, c'è il navigatore, non si è potuto perdere. È impossibile annoiarsi, perché comunque col telefonino
perché nell'anticamera di un dentista quando si mette in contatto con altri è impossibile isolarsi. Questo significa che dobbiamo rimodulare il nostro mondo giovane con modalità di grande e maggiore giovinezza. E anche per quanto riguarda per esempio la farmacologia, noi potremo inibire i nostri sentimenti, acuirli, simularli, combinarli. Tutto questo lo possiamo subire per pigrizia, oppure lo possiamo gestire. Pensate per esempio quanti insegnanti si vantano del fatto che i loro allievi sanno di più, e anche quanti genitori che sanno più dei ragazzi di 10 anni che sanno più dell'insegnante o del genitore. Qui c'è qualcosa di inquietante. C'è qualcosa di inquietante. Perché un ragazzo di 10 anni deve sapere di informatica più del suo insegnante? L'unica spiegazione è che questo insegnante è un pigro e un farabutto. È pagato per sapere più del suo allievo invece sa di meno. E se ne vanta pure. Se ne vanta pure. Pensate, io vado in vacanza in un paese della costiera amalfitana, c'è una mia collega dell'università di Salerno, e l'anno scorso mi diceva: ma a te vengono sempre i tuoi ex allievi a trovarti? A me non vengono mai, come mai? Ho detto: te lo dico subito, perché tu scrivi con la penna stilografica, quindi hanno schifo di te. È una cosa impossibile, quelli ti ridono e proprio gli viene la nausea. Quando tu cacci la penna stilografica, gli viene la nausea. È impossibile. Ora, per quale motivo noi adulti siamo presi da questa pigrizia nei confronti della informatica? È un mistero. E riusciamo a farci insegnare cose da ente di decenni che invece hanno avuto solo la fortuna di nascere una ottantina di anni dopo di noi. L'altro elemento importante che ci aiuta in tutto questo è che questo però sta creando una classe completamente nuova di giovani, quelli che io chiamo i digitali. E questi non sono più dei singoli isolati, ormai sono un genere di umanità che va praticamente mettendo in contrapposizione i digitali con gli analogici. A me tutto questo mi ricorda un fatto che si diceva nel mio paese, che era un paese di emigranti, dove si distinguevano gli emigranti di prua e gli emigranti di poppa. Chi erano gli emigranti? Dunque, quando dal sud si emigrava, si veniva messi nelle stive delle navi e non si poteva uscire dalle stive perché c'erano i viaggiatori di prima classe che si sarebbero disturbati, salviniani, insomma, e potevano uscire soltanto per un'ora, mentre quelli di prima classe erano a pranzo. Quando uscivano dai boccaporti, naturalmente alcuni si dirigevano a Puma e altri a Puma. A Puma si dirigevano tutti quelli che erano presi dalla nostalgia, avevano voglia di vedere l'orizzonte dal quale venivano. E poi c'erano gli emigranti di Puma, quelli che andavano a Puma con la speranza di essere i primi a vedere la terra promessa. Ecco, i digitali, quelli lì che insegnano agli adulti come si sdogana un'app, eccetera, i digitali sono emigranti di prua. E sotto questo aspetto sono deliziosi, perché mentre l'analogico, cioè uno come me, che ho della mia età, è uno che ha un lavoro abbastanza sicuro, è uno che ha una certa età, è uno che ha poca dimestichezza con le tecnologie, ha poca dimestichezza con le lingue, è puntuale, distingue nettamente il giorno dalla notte, distingue nettamente i giorni feriali dai giorni festivi, gira poco il mondo, eccetera. E l'analogico è questo, il digitale è invece l'opposto, è un giovane, bisogna non ha lavoro, è un dilapidatore di patrimoni altrui, ognuno di noi ne ha un paio, diciamo. Il digitale
quale non distinguono tra giorno, non distingue i giorni feriali dai giorni festivi, non è puntuale, si depila, insomma, tutta una serie di elementi che stanno molto a cuore agli esperti di marketing e che studiano in modo da attuare. L'altro elemento che ci aiuta nella peripezia nel mondo giovane ancora è l'androgenia, e questa è una cosa molto seria. Significa questo: che nel 2030 le donne italiane diventeranno 7 anni più degli uomini. Nel 2030, fuori dall'Italia, le donne vivranno in media 3 anni più degli uomini, un numero enorme di anni più degli uomini. Il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne sposeranno un uomo più giovane di loro. Molte donne avranno un figlio senza avere un marito, mentre agli uomini non sarà ancora possibile avere un figlio senza avere una moglie. Per tutto questo le donne saranno al centro del sistema sociale e saranno tentate di gestirne il potere con la durezza che deriva loro dai torti subiti nei 10.000 anni precedenti. Vedo che applaudono anche degli uomini, che sono sicuramente masochisti. Comunque i valori femminili, tipicamente femminili per cultura, non per natura, estetica, soggettività, emotività e flessibilità, avranno colonizzato anche gli uomini. Questi sono i punti di forza. Poi abbiamo dei punti di debolezza, ovviamente. Noi dobbiamo esaltare quelli di forza e cercare di contrastare, neutralizzare quelli di debolezza. I punti di debolezza sono almeno 3. Uno, sapete tutti, gli squilibri planetari. C'è poco da fare. Secondo i teorici della decrescita, noi abbiamo già ampiamente superato la soglia di equilibrio, quindi qualunque cosa non è sostenibile. Il concetto di sostenibilità dà per scontato che ci siano ancora dei margini, mentre noi abbiamo praticamente che per assorbire la quantità di CO2 prodotta da ogni litro di benzina occorrono 5 metri quadri di foresta. Questo significa che lo spazio bioriproduttivo è di 1,8 ettari di foresta a testa. Questo prima di Bolsonaro, immaginatevi adesso. Già oggi quindi occorrerebbero 1,3 pianeti per avere sostenibilità. Se anche i paesi poveri raggiungono, come è giusto, il nostro tenore di vita, occorrerebbero 3 pianeti. La deforestazione e i gas serra comporteranno di sicuro entro il 2030 lo spostamento di 200 milioni di persone dalla loro abitazione. Balding, grandissimo ecologo, ha detto: chi pensa che sia possibile una crescita infinita in un mondo finito o è un pazzo o è un economista. Sergio Latouche ha detto: il dramma è che siamo tutti un po' economisti, e aggiunge: siamo a bordo di un bolide senza pilota, senza retromarcia, senza freni, che va a schiantarsi contro i limiti del pianeta. Quando discuto con Latouche, devo dire, gli racconto che noi napoletani di fronte a tutto questo faremo scongiuri straordinari, però c'è poco da fare, poi tutto sommato abbiamo molti sintomi di tutto questo. Il secondo elemento importante è il lavoro e la mancanza di lavoro. Qui la cosa è quasi comica, come quelle dette prima, perché sembra che il fatto di produrre più beni, più servizi con meno lavoro umano sia una disgrazia. Ora vi assicuro che dire a Napoli: guardate, si può produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano, è considerato una buona notizia. Dirla in Svizzera, probabilmente anche a Milano, devo dire, perché là si va di corsa, tutti vanno di corsa a Milano, non si è capito dove, come e quando.
devo raccontarvi questo che è bellissimo. Vado a fare una conferenza per i manager di una grande banca. Arrivo lì all'ora dovuta, però i lavori erano in leggero ritardo. Allora la signora organizzatrice mi dice, era mortificatissima, io dice, siamo in ritardo. Dice, professore, una mezz'oretta, potremmo andare a prendere un caffè? Dico, questa è la cosa giusta, andiamo a prendere un caffè. Prendiamo un caffè, mentre prendiamo un caffè seduti comodamente, passa un suo amico e gli dice, beh, come va? E questo dice, beh, come vedi, si corre. È un napoletano. Insomma, è una questione psichiatrica. E in qualche modo, prima o poi, cioè, io credo che il fatto che la tecnologia ci consenta di ridurre notevolmente gli orari di lavoro sia una cosa sacrosanta. Tenete conto che in Germania si lavora mediamente 1400 ore all'anno, in Italia 1800 ore all'anno, e questo fa sì che in Germania ci sia il 3,8% di disoccupati, in Italia il 10% di disoccupati. Dal 1 gennaio in Germania i metallurgici sono passati a 28 ore settimanali e contemporaneamente hanno avuto un aumento di stipendio del 4,2%. In Italia il problema serio è che si lavora troppo. Poi se quelli che lavorano sono manager è una iattura, perché non vanno mai a casa, non perché amino il lavoro, ma perché odiano la famiglia. E io credo che invece noi avremo grandi possibilità se facciamo quello che ci dice Keynes a conti fatti. Nel 2030 un mentente avrà davanti a sé 66 anni, pari a 580.000 ore, potrà dedicare 58.000 ore al lavoro, cioè il 10% del totale, 200.000 ore alla cura del corpo, cibo, sonno, eccetera, 120.000 ore alla formazione, 200.000 ore al tempo libero. Lo ha già previsto e contabilizzato Keynes nel 1930, che dice per la prima volta nel suo saggio Prospettive per i nostri nipoti, che sarebbero i giovani che entrano al lavoro nel 2030, per la prima volta dalla sua creazione l'uomo si troverà di fronte al suo vero costante problema: come impiegare il tempo libero che la scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato per vivere bene, piacevolmente e con saggezza. Allora, abbiamo ancora solo 5 minuti per darci una sorta di viatico per questo viaggio nel mondo che è giovane ancora. Primo viatico, io credo che occorra il coraggio di una visione. Per esempio, ho appena pubblicato una ricerca su Roma. Roma è una città splendida, è una città sempre in crisi da sempre. Goethe dice: lo stato in cui è ridotto Roma è tale che non si potrà mai andare peggio. Standard 100 anni dopo dice la stessa cosa. Moravia 100 anni dopo dice la stessa cosa, quindi peggio di così tutti dicono che non si può andare, però intanto si va. Che cosa manca in effetti a Roma, ma che cosa manca all'Italia? Manca una visione, cioè cosa vuole essere questa città nel 2030, se 100 città al mondo avranno più di 1 milione di abitanti, ma solo 40 saranno città al mondo. E per esserlo bisogna avere delle idee. La stessa cosa vale per l'Italia, la stessa cosa vale per i singoli partiti. Noi sappiamo che le idee sono proprio poche, idee di futuro, non ne ha quasi nessuno. Giorni fa è uscito un articolo di Ezio Mauro su Repubblica che poneva ai 5 Stelle problemi proprio epocali. Ci dovete dire chi siete, dove andate, che Italia volete, qual è il mondo, eccetera, eccetera. In un mio articolo ho detto, perché non provi tu
a cominciare a dirci queste cose, perché è difficile che si possano sapere. Eppure non si può avere progresso senza una visione. Pensate a questo caso. Nel suo diario, John Adams, presidente degli Stati Uniti, nel 1876 annota questa frase. Dice: sentite, devo studiare la politica e la guerra in modo che i miei figli possano studiare la matematica, la filosofia, la navigazione, l'agricoltura e il commercio, per poter fornire finalmente ai loro figli la possibilità di studiare la pittura, la poesia, la musica e le porcellane. Pensate che visione strepitosa, che, e io penso, se fosse vivo oggi cosa scriverebbe? Ecco, questo dovremmo provare a farlo. Però per farlo ci vuole una cosa che io ho trovato in García Lorca. Dice García Lorca: in ognuno di noi c'è un pizzico di follia senza il quale, sentite che verbo strepitoso, in ognuno di noi c'è un pizzico di follia senza il quale sarebbe imprudente vivere. Ecco, l'imprudenza del non avere il pizzico di follia, questo è un esercizio che dovremmo praticare giorno per giorno per poter avere la visione, ma la visione di una società, di un mondo giovane ancora, per fare che cosa? Ma io credo per rivendicare il diritto di cercare la felicità. E quindi concludo su questo della felicità con una frase del mio amato Marx. Dice Marx: l'esperienza definisce felicissimo l'uomo che ha reso felice il maggior numero di altri uomini. Se abbiamo scelto nella vita una posizione in cui possiamo meglio operare per l'umanità, nessun peso ci può piegare, perché i sacrifici vanno a beneficio di tutti. Allora non proveremo una gioia meschina, limitata, egoistica, ma la nostra felicità apparterrà a milioni di persone. Le nostre azioni vivranno silenziosamente, ma per sempre.